Salve, sono Monkey Simon e siamo ormai a più della metà della stagione 1 del capitolo 4. Si inizia già a parlare di stagione 2 del capitolo 4. E lo si fa con delle novità gigantesche per quanto riguarda il gioco, per quanto riguarda il suo gameplay e la sua struttura. Come avrete letto dal titolo, sì, si parla di prima persona, stavolta in modo ancora più preponderante rispetto al passato, rispetto ai mesi scorsi, perché già avevo parlato di prima persona in due distinti video. Prima di poterne parlare, però, vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale, oltre a quello che già fate ogni giorno. Ora, quella che state vedendo è un'immagine risalente a quasi 3 anni fa su Fortnite, durante l'evento finale della stagione 2 del capitolo 2, il dispositivo. Sequenze in prima persona che erano presenti all'interno dell'evento e che sono state anche riutilizzate durante l'evento finale della stagione 4 del capitolo 2, quello dei Galactus. Ma torniamo in stagione 2, perché durante quell'evento, dopo quelle sequenze, i giocatori potevano tornare a giocare quella che era rissa a squadre, perché prima gli eventi, almeno fino a Galactus, erano una sorta di rissa a squadre come pre-lobby in attesa che l'evento vero e proprio potesse cominciare. E alcuni giocatori, a causa di un bug, sono rimasti in quella modalità in prima persona, con la possibilità addirittura di poter impugnare delle armi e poter giocare con il gameplay classico di Fortnite. Quindi un sistema di gameplay per quella visuale lì è stato effettivamente studiato ed è rimasto lì nei file di gioco da 3 anni a questa parte. Lo so che alcuni di voi mi potrebbero dire: ma guarda che in creativa c'è già una modalità in prima persona. Ma quella non è una modalità in prima persona vera e propria, serve solamente per poter avere uno strumento di precisione in più per poter creare, visto che ogni tanto la visuale in creativa non è proprio il massimo della comodità. So anche che c'è una sorta di modalità in prima persona all'interno di Salva il Mondo e magari quella lì potrebbe essere la struttura portante che ha permesso agli sviluppatori di poterla effettivamente trasporre all'interno della Battle Royale per gli eventi. A partire dalla stagione 3 del capitolo 3, e questa visuale in prima persona che è rimasta dormiente all'interno dei file di gioco è stata modificata e da lì abbiamo capito che prima o poi l'avrebbero implementata come visuale ulteriore, anche reduci dal fatto che nel capitolo 3 hanno iniziato a fare dei pesanti cambiamenti al gameplay, a partire dalla scivolata fino al parkour, fino alle zero costruzioni che sembravano impossibili fino alla stagione prima. Infatti dalla stagione 3 del capitolo 3 ci aspettavamo poi per le stagioni successive dei cambiamenti radicali al gameplay che avrebbero riguardato la visuale in prima persona, essendo che Fortnite è sempre stato in terza. L'ultimo aggiornamento, l'ultimo test degli sviluppatori per questa modalità in prima persona all'interno dei file di gioco risaliva quest'estate e parlo al passato perché proprio da questa 23.30 è stata aggiornata questa modalità in prima persona con ulteriori test, con ulteriori modifiche. Quindi aspettiamocela per l'imminente futuro, magari proprio per la stagione 2 del capitolo 4, visto che ogni capitolo deve avere il suo stravolgimento di gameplay, e per ora, a parte i perk, non c'è stato. E poi, tra le altre cose, fino a che non fixeranno, e potrebbe essere anche una cosa imminente perché stravolge abbastanza il gioco, è possibile utilizzare la prima persona anche attualmente, proprio perché ci sono state queste modifiche, tramite l'ausilio di un bug. Io però non vi consiglierò come fare, né vi invito a farlo, però quello che vi sto mostrando è semplicemente per farvi capire che effettivamente c'è del lavoro dietro le quinte. Quindi potrebbe arrivare questa grande novità per quanto riguarda la prossima stagione, e lì sì che il gioco cambia. So già però che cosa stanno per dire alcune persone che hanno già dette in passato queste affermazioni, ossia: ma la prima persona rovinerà Fortnite perché stravolgerà troppo la visuale e soprattutto le skin non avranno più senso. E invece no, a parte che molte skin si comprano su tantissimi giochi in prima persona e nessuno batte ciglio, ma soprattutto è una grande ipocrisia se tu compri le mimetiche, che sì è vero si vedono, per carità, ma mai così tanto come la skin. Poi in un gioco in terza persona le mimetiche secondo me sono veramente inutili. E no, non vale dire che comprate le mimetiche solo per poterle mettere su quelle 5-6 skin che sono presenti all'interno del gioco. Con quella visuale avrebbe infinitamente più senso potersi comprare delle mimetiche e poterle effettivamente ammirare da vicino, oltre che vederle sempre. Che poi ogni volta che ho parlato dell'implementazione futura di questa nuova visuale, un sacco di persone sono andate nel panico nei commenti o nei messaggi privati dicendomi: oh mio Dio, ma io non vedrò mai più la mia skin, come farò? Quitterò Fortnite, lo disinstallerò, andrò a giocare ad altro. Sottintendendo che la Epic ci obbligherà a giocare in prima persona e che non si potrà mai più vedere dietro il nostro personaggio, quando assolutamente non è stato così per zero costruzioni. Sì, ok, ci sono stati quei 10 giorni di prova, ma appunto la Epic stava testando la nostra reazione. Non mi risulta che dopo quei 10 giorni ci abbiano privato della possibilità di poter scegliere se giocare con le build oppure senza. Anche perché le build, le costruzioni, sono un elemento identitario di Fortnite e sono pure un elemento di game design. Come ho già detto in passato, pensate ai nuovi cosmetici che potrebbero implementare per quanto riguarda la prima persona, come ad esempio l'implementazione dei ciondoli da appendere alle armi, cosa che è già presente in Rainbow Six, oppure la possibilità di poter comprare dei mirini personalizzabili, o la possibilità di poter customizzare in futuro delle armi, cosa che già avviene su COD. Pensate alla creativa o creativa 2.0 che, oltre allo shooting che già vedremo in Battle Royale, permetterà ai giocatori di poter creare nuove modalità, come ad esempio, banalissimo, nascondino, che già è presente in prima persona nella creativa normale, ma solo
prova per ausilio di glitch. O che so, delle gare in prima persona, quelle sarebbero bellissime. Le possibilità sono infinite, ragazzi. Sinceramente non vedo l'ora che arrivi sta nuova modalità, sta nuova visuale. Non credo che ci giocherò esclusivamente, alternerò, switcherò tra quella in terza e tra quella in prima. Però intanto ci sarà varietà, ci sarà più scelta. Secondo me non c'ha senso anche l'obiezione che ho già sentito in passato, sempre quando ho tirato fuori questo discorso, dei giocatori che si splitteranno ancora di più e che quindi non ci saranno giocatori con cui giocare, che non è assolutamente vero, perché sono milioni quelli che giocano a Fortnite e già la community è splittata tra quelli competitive, i creativi e quelli che fanno zero build e quelli che vanno in party reale, quelli che giocano con le build e quelli che vanno nella mappa creativa, quelli che fanno soltanto le LTM. A voglia, regà, la gente che si divide su Fortnite, eppure voi non ve ne accorgete che la community è già divisa, ma non perché le persone si odiano, ma perché ognuno gioca al Fortnite che vuole. Sto discorso lo potrei capire se i giocatori totali nel mondo di Fortnite fossero 10.000, ma qui parliamo di decine e decine di milioni. Quindi state tranquilli, il gioco si cambierà, ma soltanto per quelle persone che vogliono giocare qualcosa di differente all'interno di Fortnite. Se volete continuare a giocare il classico Fortnite in terza persona, potrete farlo sia con e senza build, anche se credo che la modalità in prima persona non avrà le costruzioni. Quello sì che lo vedo veramente complicato. Chiaramente specifichiamo che questi filmati che state vedendo di persone che forzano la modalità in prima persona che viene abilitata all'interno del gioco riguardano sì questa visuale, ma in una sua versione ancora incompleta, non finita, perché la Epic ci sta lavorando, sta facendo dei test. Dunque quello che state vedendo non sarà il prodotto finale. Ci saranno sicuramente più animazioni, più migliorie e quant'altro, ma intanto già la struttura c'è, già ci sono le animazioni di mira in prima persona. Ma ora, cari Monkeys Monkeys, qua sotto nei commenti voglio assolutamente sapere la vostra. Cosa ne pensate di questa modalità in prima persona? Vi interessa, non vi interessa? La vorreste provare, non la vorreste provare? Vi interesserebbero degli eventuali accessori legati alla prima persona che magari potrebbero addirittura abbellire i livelli del pass battaglia, che spesso sono pure dei riempitivi? Insomma, fatemi sapere qua sotto nei commenti tutto quello che pensate in merito alla vicenda. Sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Come sempre vi ricordo dell'esistenza del server Discord. Qua sotto in descrizione trovate il link per poter entrare. Tutti quanti ci possono accedere, quindi non c'è bisogno di abbonamento. E dove potrete incontrare tante nuove persone con cui giocare, con cui fare amicizia, poter fare quattro chiacchiere con il sottoscritto e anche la possibilità di poter rimanere maggiormente aggiornati sull'uscita dei video, visto che ogni tanto YouTube è particolarmente simpatico e non invia le notifiche e quindi voi non sapete dell'esistenza dei nuovi contenuti. Siamo già in tantissimi e questo mi fa immensamente piacere, e ci saranno un sacco di novità in futuro, quindi non mancate. Detto ciò, vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo, e fatti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Medico, medico, medico! Simone? Aiuto! Gualti? Gualti? Tiralo fuori! Gualti! Aspetta! Non riesci a tirare fuori l'uccello, Gualti? È di fatto un uccello che non riesce a tirar fuori. Vedi, legno l'ha tirato fuori l'uccello. Qui sta sfuggendo di mano da co-